Jack, ti vediamo con una bella camicia rossa, rosso Ferrari, che sia di buon auspicio magari per una buona stagione. Perché no? Sicuramente sembra di essere nata bene la macchina, quando è così facile da guidare, poi è più facile sviluppare. Questo è importante di una stagione, perché è quello che è mancato l'anno scorso. Devo dire che però la Mercedes parte favorita, Hamilton ha un rivale per il titolo. Non lo so se è un rivale, perché Bottas magari va forte, non si sa, perché non ha ancora combinato niente. Quindi non è un rivale che ha un'aura abbastanza molto grande, non è un Nico Rosberg. Vedremo, però immagino che Hamilton lo vorrà schiacciare dall'inizio. Ecco, ti sei fatto un'idea dopo questi mesi di questo ritiro di Rosberg, un po' sorpresa, insomma, tu magari l'avresti fatto? No, è una delusione. Se tu sei un vero appassionato di questo, dello sport, delle macchine, delle corse, non puoi smettere quando sei al tuo top, perché lì dimostra più una debolezza che una forza. Una domanda su questi nuovi regolamenti: è cambiato tanto? Che cosa ti stuzzica di più e cosa ci dobbiamo aspettare? Ma non è che cambia così tanto, la base, la tecnologia è la stessa. La più gran parte di questa tecnologia oggi sono i motori, questi non cambiano. C'è il DRS che rende le cose un po' false, quindi questo non cambia. Sì, le gomme sono più larghe, c'è più aerodinamica, che vuol dire più velocità in curva, la macchina torna ad essere fisica, e l'impressione adesso è che i piloti possono tirare, le gomme accettano un pilota un po' più aggressivo. Se questo è vero, allora diventa interessante.